Sindaco Marco Doria, oggi una giornata importante per Genova, cambia la viabilità del ponente cittadino? Cambia in modo sostanziale, perché questa grande strada di scorrimento veloce collega di fatto l'aeroporto Sestri Ponente, congiungendosi a Lungomare Canepa al centro, alla sopraelevata e quindi al centro città, ed è un sistema viario formidabile che penso che possa dare dei benefici sulla circolazione complessiva nell'intero nodo di Genova. Ecco, adesso si pone il problema anche di una riqualificazione del centro di Cornigliano, sulla quale siete già in qualche modo al lavoro. È una riqualificazione prevista, avviata con alcuni lavori che riguardano il centro storico di Cornigliano. È stato fatto un concorso che ha individuato il progetto che verrà messo in realizzazione per la riqualificazione di via Cornigliano, che dovrebbe essere fortemente alleggerito di traffico veicolare. C'è un'altra infrastruttura che potrebbe modificare il trasporto su Genova, è quella del nodo ferroviario genovese, di cui si parla poco e su cui tra l'altro ci sono ritardi notevoli. Ci sono ritardi che devono essere recuperati, che sono imputabili al sistema ferroviario e non, per la verità, alle amministrazioni genovesi. Anche questo è importante, perché la combinazione di questa strada mare e del lavoro sul nodo ferroviario, che dovrebbe dare a Genova una metropolitana di superficie, la ferrovia nel ponente cittadino da Voltri al centro, deve diventare una grande metropolitana di superficie, trasporto pubblico e un sistema di mobilità che guarda al futuro. Senta, chi è contrario alla Gronda dice che opere come queste, come la strada mare di Cornigliano, possono assolutamente essere sufficienti per bypassare la bretella autostradale che dovrà essere realizzata su Genova. Lei è d'accordo? Ma io voglio essere onesto sino in fondo, voglio vedere i risultati, nel senso che se con la strada mare noi vedessimo una modificazione significativa dei flussi di traffico, ne dovremmo tenere conto. Adesso prima di vedere quanti veicoli passeranno su questa strada e come questa strada, che sicuramente avrà un impatto positivo, inciderà sul traffico autostradale, io voglio vedere i dati.